Buongiorno ragazzi, guardate oggi c'è ancora l'alba. Infatti sono le 7:35. In realtà mi sono svegliata una mezz'oretta fa e stavo finendo di fare colazione, tant'è che mi sono portata la mia sobrissima tazza di Ariel qui al computer. Nel mentre mi metto a montare appunto il video di ieri e faccio quello che devo fare, mi sbrigo a finire il più presto possibile, così poi mi posso preparare e finalmente andiamo a vedere Spider-Man. Oggi è il grande giorno di No Way Home. Non so più nella pelle. Allora, il video si sta renderizzando, quindi si sta salvando. Spero non ci metta troppo, anche perché è già tardi. Cioè, ci ho messo una vita perché durava un sacco, ho tagliato un sacco di parti. Io in teoria alle 10 dovevo stare al cinema, non lo so se ce la farò. Nel mentre sto stampando le etichette di Vinted, sto facendo tutto di corsa. Cioè, com'è possibile che dalle 7 alle 10, cioè uno può stare 3 ore a editare un video? Non è possibile. Vabbè, comunque ce la farò perché ovviamente ce la devo fare. Per fortuna il cinema non è troppo distante, quindi non ci dovrei mettere troppo. Poi mi stavo recuperando qua il Season Great Things. Il servizio Rockstar diciamo che è abbastanza totale, cioè I mean. Detto ciò, penso appunto non farò in tempo a truccarmi. Meno male che mentre stavo editando mi sono messa una maschera idratante perché, ripeto, sti giorni mi sento la pelle secca. Ho fatto la skincare, adesso mi vesto nel mentre che si salva, faccio la copertina, così poi lo metto a caricare e via. Allora, eccomi qua, fresca fresca uscita dalla sala. Vediamo che ore si sono fatte. Cioè, sono quasi le 2. Sono quasi le 2. Io, tra l'altro, PS. Aspettate, questa ve la racconto perché non sono riuscita a caricare il video. Quindi ora devo correre a casa, caricare il video, poi passare da Giulia. Insomma, il tutto è ancora lungo. Poi, Ilaria, perché gli occhiali? Perché penso di essere stata l'unica persona nella sala a piangere per questo film. Cioè, veramente una cosa estenuante. C'è stato un pezzo in particolare. Ah, perché adesso vi voglio raccontare un pochino il film senza spoiler, poi vi faccio tipo un minutino con spoiler, skippate perché so che il film è uscito ieri, per voi sarà appunto il giorno dopo, quindi è uscito ieri, però non posso non dirvi certe cose, è stato bellissimo, non vedevo un film che mi piacesse così tanto da un sacco di tempo, ma perché ci sono stati giustamente tanti colpi di scena e quindi tu dici: ok, ne è valsa la pena, ne è assolutamente valsa la pena, però ho pianto, giuro tanto. Allora, la prima metà del film è stata un pochino lenta e un po' moscia, se devo essere onesta, tant'è che stavo per dire, ok, dov'è tutta l'azione, tutto il pathos, tutto il resto? Nella seconda andiamo bene. Allora, sono successe tante cose che mi aspettavo, tante cose non me le aspettavo. Avrei voluto che ne succedessero alcune che poi non sono successe, però vabbè, quelle ovviamente sono tutte teorie, tutte cose, quindi giustamente. Però mi hanno dato uno spoilerino su una cosa che magari in futuro faranno, quindi occhio. Quando dicono queste cose, occhio. Poi rimanete perché ci sono due scene post-credit, una legata a Spider-Man e tutta la cosa e un'altra legata a Doctor Strange. Adesso passiamo alla parte spoiler. Vi giuro proprio un minutino, quindi skippate giusto un minuto semmai. Ragazzi, quando sono apparsi i due Spider-Man, quello di Tobey Maguire e Andrew Garfield, io vi giuro ho urlato perché il primo, che è quello di Andrew Garfield, era vestito da Spider-Man e non riuscivi a capire se era Tom Holland oppure era qualcun altro. Quando si è girato e è venuto con quella camminata e la tutina, ho detto: è lui. Poi quanto cavolo è figo Andrew Garfield, mio prefe per sempre, per sempre. E poi quando è apparso quell'altro, vi giuro, io mi sono sentita male. Cioè, ok, lo sapevamo perché lo sapevamo tutti, però vederlo è un'altra cosa. Vederlo è un'altra cosa. Poi come hanno interagito tra di loro, mi è piaciuto molto. Hanno parlato anche delle loro vite, di come stanno andando, di cosa sta succedendo. I cattivi ho adorato, che alla fine anche tipo Lizard, quando si ritrasforma, è lo stesso attore originale. Sandman idem, perché non si capiva bene se fosse lo stesso attore o se l'avevano solo fatto in CGI. Insomma, good job. E poi ragazzi, il colpo di scena di Ned, cioè scusatemi, la sala ha tipo vibrato letteralmente quando è successo. Quando ha fatto la schicchera con l'anellino, ho capito già dove voleva andare a parare, quindi ho detto: eccolo là, ma perché tutti gli asiatici me li dovete mettere nella parte di Doctor Strange? Cioè, perché c'è qualcosa di scritto? Non lo so. Che poi non so se lui è asiatico, filippino, non lo so. Fatto sta che ho adorato, non vedo l'ora di andarlo a rivedere perché ero un po' provata da mille emozioni.
emozioni, mille cose. Il pezzo in cui ho pianto di più, vi giuro, penso che a ripensarci mi vengono i brividi, perché poi anche la reazione dell'attore proprio di Andrew Garfield è stata perfetta. E tant'è che tutti i video che avevo visto io dove ne parlavano, si vedeva appunto MJ che cascava e tutti dicevano: guarda se adesso non mettono l'Amazing Spider-Man di Garfield che per redimersi un po' così afferra MJ, perché la sua l'aveva lasciata cadere, no? Quando l'ha presa ho urlato, vi giuro ho urlato, lì non me ne è fregato niente, ho urlato, ho pianto, ma per la sua espressione, perché MJ gli chiede: stai bene? Tipo una cosa del genere, lui... Ma si vedeva che stava... cioè, vi giuro, perfetta. Cioè, lì meritavi proprio l'Oscar, perché... vi giuro, c'ho ancora i chills se ci penso. Quindi mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Lo spoiler è durato più di un minuto probabilmente, quindi spero nessuno si sia beccato nulla. Comunque, grande applauso, veramente complimenti. Mi è piaciuto tanto, dura tanto, però passa, va, che è una bellezza. Quindi sì, non vedo l'ora di andarlo a rivedere. Detto ciò, adesso vado a casa, metto a caricare il video, poi prendo i pacchetti delle cose da spedire, prendo il regalo di Giulia e vado da Giulia. Guardate chi ho raggiunto! Dei bambini molto in tema natalizio, molto vlog ragazzi, molto vlogmas. Guardate, Pupi, fatti vedere. Voglio andare al parchetto. Allora ragazze, ma ciao, che non mi vedete mai nei vlogmas. Ragazzi, ci sono in realtà. No, sono oggi presente. Ci no, ci sono, ma sono onnipotente nel cielo, capite come, raga, nel cielo. Ogni presente, ogni presente, ogni potente magari. Ogni presente, sempre ci sono. C'è, okay? Anche Maurizio Oppolo, guarda, di al tramonto, wow. Che romantici. Amo, prendili, sì, che sembrano dei pitbull, io non gliela faccio a te. Niente ragazzi, io dovevo portare il regalino, poi mi ha trascinata in una camminata al parco. Sì ragazzi, perché io volevo, a parte che sembro una signora vecchia, volevo... Sembro un signore vecchio. No, comunque ragazze, io ho detto, era da tanto che non la vedevo, la stavo stalkerando dicendogli: ma Ilaria, ma quando vieni, quando vieni? Lei, raga, ormai ha fatto la grana, quindi facendo la grana sparisce, ragazzi, ormai pensa solo ai BTS, a Los Angeles, pensa solo a questo, ma ormai magari. Giulia, non gli serve più, ragazzi. Quindi mi ha abbandonata da sola. Ma è sempre stata nei miei pensieri. Giusto nei pensieri, raga, perché chi ha più vista? Io ho visto i capelli lunghi fino a qua. Sono tornata una persona cambiata. Perché c'è un prima e c'è un dopo Los Angeles. C'è un prima, esatto, e un dopo. Ora andiamo a riprendere questo tramonto, se non ci mettono sotto. Vedete che bel sole, come scende e se ne va. Ragazzi, mai vista una casa più natalizia di questa? C'è altro che casa mia. Guardate che carino questo. C'è anche un elfo cappello. Cioè, poi ti dai, pensi, lui è il signor Smitzel. Il signor Smitzel. E lui, il signor Henderson. Poi Santa Claus. Carinissimo. E poi c'è lui che schiaccia Hong Kong. Ah, le schiaccianoci sono troppo belli. Guardate, cioè, ha il famoso trenino. Ah, però non è quello. Ah, eccolo, quello è quello sull'alto. Sì, ma non l'accende perché fa un casino della Madonna. Ma non l'accendiamo. Diciamo solo che c'è un trenino comunque sul Christmas tree. Qui c'è un babbo versione... quanto sarà alto? Un metro? Sì, penso un metro. Sarà un metro, sì. Dai, ce n'è quello un altro lì. Poi c'è Mariah, Merry Christmas. Ci sta, ragazzi, brava. Però specifica poi... dell'albero, che noi ci piace fare l'albero come ai miei tempi. Io, ragazzi, ovviamente ho... quindi, quindi con tutti i colori, sì, intendi? Tutti i colori, ok, ma anche noi, Sì, ci sta. No, no, ci sta, ci sta. È molto più calo. La mia saprà che è diritto attaccare gli uccellini. L'uccellino impagliato e anche glitterato, ovviamente. Poi ci giriamo. No, vabbè, ma wow! Guardate il rosso insieme al grigio. Mi spezza. E anche il dettaglio del rosso del Pandoro. No, quelli perché ci sta. Non mi devo mangiare. Tanto ci arrivi pure là. Super carino, brava. Sei promossa. Guardate che bello anche questo tramonto da qui. Wow. Ma parliamo di cose serie. Dove sono i miei biscotti? Dopo le devo dare il mio sacchettino, che tra l'altro il sacchetto è anche in tema con la casa, eh. Ah, ma ancora vedo che c'è quantità comunque. Sì, credi, sì. È tutta una facciata. Fammi vedere. Vabbè, dai. Oggi metà questo. Aspetta, ti faccio vedere.
vedere chi è. Fammi vedere che. Oddio, me li devo mettere nel piattino. Allora, abbiamo come prima forma di assaggiare. Ah, ok, c'è una esposizione qua. L'alberello. Ma che belli. Un angioletto arcobaleno. Giusto per me. E poi c'è. Ah, e la versione mini. Questa è quando hai mini. Un leggero languorino, ma non vuoi comunque no, strafare. No, perché questi sono gocce di cioccolato, questi ah, classici. Sono ok, questi okay. Sono i plain one. Okay. Poi abbiamo. Quelli sono glassati come no, non solito. L'ho glassati perché pioveva. Quindi c'è una stella e non sono andata a comprare la glassa. Ok. Una stella e una campana. E una campana. Queste sono le forme di quest'anno. Vabbè, ci sta, dai. Allora, abbiamo detto che era leggermente aromatizzato. Vabbè, alla... anch'io. Beh, no, non te li ricordi? No, non è aromatizzato. Questo no? No, quello c'è gocce cioccolato. Le gocce che scrocchiano. Burrosi. Smooth like butter. Così da mangiare. No, ma se no ora hai il coraggio di salutare. Ciao. Guardatelo insieme alla tavola. Lui è già pronto per il 24 a mattina. Fai Maurizio. Maurizio, il Natale è vicino, eh. No, vedo che complimenti. Vai, vai. Poi si è comprato la cioccolata falsa, quella dell'Europa. Io, ah sì, io. Ah. Allora, Vinetta, sentiamo il tuo regalo per i regali. Sentiamo il tuo regalo, sentiamo i regali. Ma tu devi prendere il tuo regalo. Te lo metto qua, guarda. No, io vado. Io lo cerco a fare il mio, se poi non me lo fai aprire. Ma lo vuoi aprire o no? Che 24, no. Vabbè. Ma lei ha detto che io lo devo aprire perché lo devo usare adesso. No, è 24, porta sfiga, 24. Ma per tu porti sfiga, Maurizio. La porta sfiga, 24. Aprilo, non porta sfiga. 24. No, perché deve essere usato, deve essere usato prima. Tanto la sfiga. Ma dai, allora mi metto davanti all'albero ad aprire. Brava. Best è basico. Dai, la è basico e sapevi che se no ti mettevo su Instagram, vero? Non faccio più bigliettini romantici. Aspetta, c'è la cosa delle Huawei. Questa è delle Huawei! Mamma! Tra l'altro è abbinato al pigiama di Maurizio. Un attimo! Allora, devi sapere. Ah, l'unica cosa è che c'ha il suonino che tu odi. Quella è l'unica cosa. Devi sapere, zia, che noi cercavamo dei giochi per Natale per le Huawei. Hai visto? Infatti l'ho trovato, ho detto no, vabbè. Didi, grazie a te. Grazie, zia. Brava, corri! È andata. È andata, è felice così. Questo è il mio. No, basta. Quello che c'ho pure in macchina. Sì, ma la cover del profumino è troppo bella. La volevo pure io, conta. Tipo Elsa. C'era anche versione omino di pan di zenzero, ma questo era più classic. No, raga, questa è. Ma amore, tu ce l'hai gelato a te fiera. Anche le profumazioni, Ma è scopazza, ragazzi. Ci sono è bellissimo. È veramente troppo bello. Sì, dove lo metto? Però? Sul coso come te? Sullo specchietto lo puoi mettere lì sul coso, quello che abbassi. Che bello. Tanto c'ha la clippina. E queste sono le profumazioni? Mm. Allora abbiamo Black Cherry Merlot. Ho cercato quelle che secondo me ti potevano poi piacere. Aromaterapy. È sempre. E vanilla buono, eh. Beh, vanilla. Era l'unica vaniglia, sennò li prendevo tutti. Ovvio. Amica, grazie. Super happy. Ma è stupendo comunque, qua. Buon Natale, amichetta. Pesante. È una cosa questo utile. È il peso della. È una cosa utile. Sì, l'ho pensata proprio per quest'anno te. Quest'anno sull'utilità perché è giusto così comunque. Il bigliettino non lo leggi? Ma ci sta un bigliettino. Lo sta? Là. Tanti auguri di buon Natale al mio amore. L'amore è sopravvalutato in generale. Però ok, ci credo al suo, ci credo. Senti che lo è, levati quel sonaglio perché se no Maurizio ti maledice. Ma te l'hai trovata! Cioè non c'è mia riuscita comunque. Oggi che non ve ne ho parlato. Ta-da! Adoro. Ti dico la verità, io mi sono innamorata. Dai, che mi piaceva, ma... mi piaceva l'interno. La copertina la puoi cambiare. No, sì. Ho visto gli unghie. Sono gli adesivi. Arem. Aspetta, facciamola vedere un po'. Mi piaceva il fatto che era ad anelli. Mi piaceva tanto. Questa la puoi cambiare la copertina, metti quella che vuoi. Esatto, e poi mi piacevano i giorni così spaziosi che tu puoi scrivere tutte le tue cosine, i tuoi lavori. E mi piace il fatto che ci sta ogni mese c'è tipo uno. Vedi tipo qui chi è? Questo è mio marito. No, questo è Gin. Okay. Vediamo, lo troviamo. Yunki, amore mio.
Hopi. Poi dovrebbe stare adesso Jimmy. Ecco il mio fidanzato Jimmy. Che bel calzino sexy, ragazzi. V. Vita mia. Ciongo. Brava. Allora, sto aiutando Giulia a fare il ragù per Natale. Si sta portando avanti, quindi abbiamo iniziato con il macinatino che si sta cuocendo ben benino. Ora facciamo ritirare tutto il sughetto e poi via di passata di pomodoro. Eccoci qua alla passata. No, quando si dice anticipiamo di un cincino di tempi il la cena di Natale. Già sento, mamma, che odore. Vai, cuociti. Quanto lo lasci cuocere? Due ore e mezza pure. Almeno? Sì. Dici? Sì. Ok, vai. Tornata a casa. Come potete vedere, Giulia, diciamo che alimenta costantemente la mia ossessione. Io ve lo dico sempre, di circondarvi di amiche che alimentano le vostre ossessioni perché vi fanno bene. Comunque, questo è il bello di essere fan di qualcuno, di qualcosa. Sono sempre che regalarti. Comunque, c'è Icy che sta continuando a guardare fuori dalla finestra. Non ho capito che cosa stai facendo. Va bene. Stasera devo passare la serata a decidere i tatuaggi da sottoporre alla mia tatuatrice. Mi ha detto di passare domani in studio, che le si è liberato un posto per venerdì mattina. Nel caso sarà fatto quindi tutto venerdì mattina. Molto bene. E staremo a vedere come andrà a finire questa questione. Non ero pronta. Non ero pronta. Però lo sarò. Comunque sono le 9 quasi. Devo ancora cenare. Però dopo tutti i biscottini che mi sono mangiata da Giulia, non è giusto. Io non la posso andare a trovare, Però mi sa che anche la nananana si deve fare la sua pappa, è vero o no? La pappa? Però in realtà non ho voglia di mangiare chissà cosa, quindi credo mi farò l'insalata col tonno e basta. Anche per oggi abbiamo terminato questa giornata, adesso mi butto in doccia anche perché tardi, è mezzanotte quasi e anche domani mi devo svegliare presto. Guardate che belle occhiaie che ho qui, che è un'ombra, vabbè. Detto ciò, grazie per essere stati con me anche in questa giornata, ci vediamo direttamente domani, ciao!